Siamo con il docente di storia dell'arte, professor Massimo Bignardi. Oggi ci sarà la presentazione presso la libreria Einaudi, via Pantaneto 66, del nuovo numero della rivista G-Art. Professore, di cosa si tratta la rivista G-Art? Prego. G-Arte è una rivista che è nata nel 2012, quindi siamo al terzo anno, fra poco festeggeremo il quarto con il numero 10 che uscirà per metà gennaio in occasione della rassegna dell'Arte Fiera di Bologna e di Setup. È nata innanzitutto per raccogliere la parte, diciamo, più intensa, più interessante, più stimolante di quella che è l'esperienza all'interno dell'università, vale a dire il rapporto con i giovani storici e critici dell'arte, ma soprattutto voglio dire anche con una molteplicità di interessi che intreccia gli aspetti della storia dell'arte con la filosofia, con la musica, con la storia della danza, insomma voglio dire una molteplicità di sguardi sul contemporaneo che hanno però una sostanziale radice nella tradizione della ricerca. Qual è la situazione culturale, secondo lei, dal suo punto di vista, anche insomma, riportando il tutto alla non proclamazione di Siena come capitale della cultura europea? Ma il problema di Siena, come d'altra parte anche le altre città, insomma, ecco, perché non è che è stata esclusa solo Siena. Nel Novero ci sono Urbino, c'è Ravenna, insomma, voglio dire, ci sono altre, quindi non è l'unica, e quando si concorre c'è il rischio di dover perdere. Forse probabilmente qualcosa non è stato messo a fuoco. Innanzitutto l'estremo tendere verso una conservazione del patrimonio come immagine unica, in virtù invece di una possibilità, più che possibilità, disponibilità che Siena si debba dare in futuro nel rapporto con i giovani. Si parla di una città campus, ma in realtà voglio dire è una città che tiene chiuso in un campo delle energie. L'esplosione verso l'esterno, il rapporto verso il tempo, verso i nuovi linguaggi, questa molteplicità che in genere viene sempre data come capacità di una città che ha una sua storia, ma anche una sua immagine internazionale. Difatti però resta un po' compressa in quella che è la sua identità, però in questo caso l'identità non è solo radice, ma anche appartenere a uno specchio un po' abusato della storia. Ritornando alla rivista, c'è un servizio proprio su Matera, di cosa tratta? Il Servizio di Matera è il testo che io ho scritto e dedicato al Vangelo secondo Matteo, girato a Matera, nei sassi di Matera da Pasolini nel 64, anzi tra la fine del 63 e la primavera del 64, poi il film va nelle sale, entra in proiezione nell'autunno del 64. In sostanza era il preannuncio, quando io ho scritto il testo Matera non era ancora capitale della cultura europea per il 2019. Però le devo dire con molta sincerità, quando sono andato a vedere la mostra, una bellissima mostra messa su a Palazzo Lanfranchi, mi sono reso conto di quanto effettivamente questa città esprimesse il punto più alto di un raggiungimento di un obiettivo culturale che trovava nel film di Pasolini il suo punto di partenza. Voglio dire, Pasolini ha raccontato la passione di Cristo, ma anche la passione di un popolo, il popolo meridionale, legato al mondo della terra, ma diciamo anche per certi versi arcaico, lontano, ferito, tradito. E poi la resurrezione. La resurrezione coincide, guarda caso, a distanza di oramai 50 anni, con l'affermazione di Matera come capitale della cultura, come se la cultura contadina, quella arcaica, profonda, quella delle nostre origini, delle origini della cultura occidentale, perché la Magna Grecia è il punto di partenza verso l'Europa della cultura greca, beh, a quel punto è arrivata ad essere espressione, quindi capitale della cultura. Beh, questo fatto mi ha profondamente colpito, mi ha colpito
colpito per quell'energia che si respira in quella città. A Matera ora stanno aprendo i cantieri, io stesso mi sono fatto promotore di un progetto di arte ambientale che dovrà in questi anni svilupparsi tra la gravina, la parte alta e i sassi. GeArt sarà presentato alla Fondazione delle Monacelle a dicembre, a metà di dicembre sarà presentato e seguirà le tappe anno per anno fino al 2019 di quello che è il progetto, il cantiere. Insomma, l'amministrazione comunale ha aperto a una serie di cantieri, non facendosi vertice dei cantieri o ipotizzati cantieri, ma al contrario dando la possibilità di una sinergia esterna, quasi potremmo dire centrifuga, che vava in tutto il territorio fino a lambire anche il territorio salernitano, e dall'altro, voglio dire, si è fatta capitale effettiva, ma in questo momento, dell'intero Mezzogiorno. Grazie al professor Massimo Bignardi.